Buonasera a tutti. Buonasera alla mia staff che avevo messo insieme questo evento stasera. Voi non vedi certe persone che lavorano per mantenere il nostro consolato, di mantenere la nostra rappresentanza qui. Abbiamo una staff, una sezione di management che normalmente persone non si vede molto in pubblico. Non so che Michelle è qui stasera. No, anche il nostro sicurezza, non so che Shannon è qui e il suo staff, però arriva di fare tutto il lavoro necessario per noi di fare questi tipi di eventi. E anche vorrei ringraziare, facendo diciamo quello che sta accadendo in tanti posti in America, non è quest'ora perché voi sapete sono 6 ore di differenza, quindi loro sono ancora lì votando, facendo una parte della democrazia che è per noi fondamentale di andare a votare. Stiamo votando stasera non solamente per i presidenti degli Stati Uniti, io ho mandato per fax la mia votazione in Florida, ci sono tanti altri personaggi, sono il clerk of court, sono giudici, sono tante persone che sono coinvolte stasera, soprattutto il nostro congresso, il senato, quindi una notte veramente molto importante che è legata con la nostra costituzione. Stasera è il soppresso che noi abbiamo, abbiamo detto, che cosa, buffet americano? Un buffet americano. Il cibo preferito in America spesso è pizza all'americana, quindi noi stiamo facendo American buffet che è proprio tradizionale, noi facciamo pizza, hamburgers, hot dogs, che è una stanza un po' caldo. Ringraziare, abbiamo un programma per stasera e in una parte di questo programma ringrazio Gianna Fusco, dove? Gianna Fusco, Panza del nostro consolato, la cosa importante in America durante la notte di elezioni. In generale ci sono persone che vanno a casa una l'altro e amici, ah sì, la televisione, così stanno parlando, e che vanno a casa di amici di passare la serata aspettando il risultato, perché e sono i blogger, sono i giornalisti, sono tutto insieme per condividere, proporre, scrivere una legge. Se il presidente rifiuta di firmare una legge, la parte legislativa può fare override the veto. Per un modo di dire, lo facciamo lo stesso, mi pare 2/3. E deve essere legato con un stato. Non esiste un governo federale che dice questo è un partito politico. Perso, per esempio, California, 55, Florida, 27, Texas, 34, Virginia, 15, Ohio, 20. I deputati di ogni stato, quindi Florida 27 perché hanno 2 senatori, sono 25 rappresentanti deputati, c'è 60, se si vince sono 23 swing states, non c'è 270 e perciò non si può fare così. Prendiamo un esempio, a una popolazione di immigranti,
che sono arrivato ultimo 60 o 80, 50 anni, immigranti, tanti che vivono nel Caraibi, vivono nel Sud America, tanti immigranti. Un'altra battuta. Ti parlo. Va bene. Il consolato americano Napoli apre le porte della città per condividere questo momento fortissimo, coinvolgente. Che atmosfera si respira stanotte? Ah, speriamo le persone puoi godere questo momento in modo tradizionale americano, perché la election night è sempre un momento in cui si mette insieme con gli amici e si cerca di sapere il risultato. Noi siamo qui aspettando il risultato per dimostrare come funziona il sistema elettorale in America. Circa 7.000 cittadini americani all'infuori dei militari, come hanno votato da Napoli? Ah, ma noi abbiamo un sistema che permette alle persone, dipende dallo Stato dove sono residenti, di votare per corrispondenza. Non si può votare nel consolato, perché si deve votare proprio in uno Stato. Noi cerchiamo di facilitare, di aiutare per loro, di emendare il loro ballottaggio, però non si può votare nel consolato e tutte queste persone hanno un sistema in ogni Stato di votare per corrispondenza. Grande attenzione ai social network. Ah sì, certamente, il social network è già, non so, 5, 6, 7 anni, è diventato un fattore maggiore in tutte le elezioni. Ovviamente la social network, social media e digital mondo è un fattore importante, che adesso i bloggers, giornalisti, tutti hanno un modo di partecipare più diretto nella vita politica di un paese. A Napoli due visite memorabili, Kennedy, Clinton, poi nessun altro presidente. Se il presidente rieletto o eletto stanotte dovesse venire a Napoli, lei quali luoghi gli mostrerebbe? I luoghi di Napoli che lei ama di più, quali sono? Luoghi che ama di più, ovviamente lei, ovviamente siamo qui al consolato, di fronte ai mari, di fronte ai Capri, vicino Vesuvio, a destra sulla zona di Posillipo, e poi in fondo c'è Floridiana, Vomero, non so dove si deve incominciare, come dicono, una più bella che l'altra. Quindi ovviamente la zona mezzogiorno, Italia in generale, è un luogo dove tanti turisti cercano di godere un momento piacevole. Io ovviamente non è mia competenza di decidere quando viene un presidente qui a Napoli oppure nel sud in Italia. Ovviamente il presidente è sempre un'agenda molto fitta, però noi speriamo, come è sempre sperato tanti italiani, di vedere il presidente in Italia, perché è un rapporto che è molto consolidato. Lei sa ovviamente che Napoli, 216 anni siamo qui come prima sede diplomatica qui in Italia. Certo. Signor Console, come valuta a 4 anni di distanza la campagna elettorale sul fronte proprio dei social media? 4 anni fa con Obama ci fu un grande scatto da questo punto di vista. A distanza di 4 anni, come ha visto sul fronte dell'innovazione tecnologica la comunicazione da questo punto di vista? Ovviamente la social media è sempre diventato un fattore più importante come mezzo di comunicare. Ovviamente la social media è coinvolta in tanti altri paesi anche. Soprattutto in America ha visto durante i dibattiti che sono stati 9 milioni di tweet durante 2 ore di dibattito, 9 milioni. Quindi quello vuol dire una cosa, che 4 anni fa si parlava un po' tweet. Adesso, come ho detto in italiano, si può dire tweetare. Quindi con la differenza fra quello che è successo 4 anni fa e oggi, è sempre diventato più presente, sempre diventato un modo per la democrazia di farsi sentire nel mondo politico. Quanto pesa l'economia in questa election night nella valutazione degli americani sul prossimo presidente, rispetto anche ad altri temi ovviamente importanti? Ah, certamente l'economia è una cosa fondamentale di ogni cittadino, di ogni persona che vive in un paese. Ovviamente il tema di economia è stato il tema principale nel primo dibattito e sarà sempre un fattore qualcuno tiene in considerazione prima di votare. Un voto è ovviamente il soggettivo, esprime la volontà di quella persona, e in generale tutti parlano che l'economia conta per loro quando votano. Stasera vedremo il risultato di quanti elementi qualcuno ha utilizzato per determinare il loro voto, ma l'economia resta sempre un fattore importante per tutti.